giorno meteorito. Ciao. Piove, bloccati qui. Oggi fa così. Questo è il mio outfit di oggi, bellissimo, bomba. Cioè, sono stile, yeah. E scendo a fare colazione così, così. Ma è giusto, ma la colazione, dovevamo scendere in pigiama, ma... Buongiorno. Salato dai due lati della tavola schierati. E qua abbiamo la colazione dolce. Buongiorno. Oggi è il nostro ultimo giorno che abbiamo a Milano. Se sono così abituata a dirlo, a Torino. Guidarti si torna a casa. Torino sta piangendo. Mi sta dicendo in modo molto poetico Cristina. Perché piove, purtroppo. Cioè, già, piove. Perché è l'ultimo giorno di pioggia. Sì, proprio il giorno in cui tra l'altro dovevamo andare a Superga. Che cosa è Superga? Deve farlo ricordo. No, ma fai la vlog. No, no. È una basilica che c'è sopra Torino, intitolata alla Madonna di qualcosa, non mi ricordo. Fa una bella vista su Torino, la collina di Superga è famosa anche perché c'è stato... Oh, per un motivo molto triste. Sì, un motivo molto triste negli anni, su fine sì, anni 40, no, ma prima anni 50, facendo a sbattere un aereo che sta portando la squadra del Grande Torino, sì, di ritorno da Portogallo, credo. È una squadra molto forte in quel periodo e morì tutta la squadra, insomma, di calcio del Grande Torino. È molto famoso come episodio, però è insomma, una basilica bella, una bella vista su Torino. Oggi non vedremo niente. Però... genitori vlogger. Stiamo salendo con questo trenino super antico, cioè non so se è veramente antico, se solo che sembra antico, però è molto carino, tutto di legno. E nel frattempo abbiamo incontrato questa personcina che si chiama e niente, ce la stiamo portando con noi, l'abbiamo rapita e ce la portiamo a fare un giretto appunto a Superga con noi, di Torino, quindi giusto? Torino. Hai quanti anni? 14. Vedere qualcosa per salutare un ciao. Uno aspetta tutta la vita questo momento di apparire in un vlog e poi purtroppo l'emozione ti prega, sì, ti capisco. Sei emozionato di apparire in questo vlog? Sei emozionato? Assolutamente sì. Vero? È un grande onore. Nasconditi. È timido, dovete capirlo. E nel frattempo stiamo vandalizzando questo treno perché stiamo facendo segnetti sul vetro e cose, però ci divertiamo così. I miei genitori sono là dietro da qualche parte. Eccoli, uno e due. Salutate. Eccolo. Siamo arrivati quassù, no? E va raccontata questa avventura perché allora siamo riusciti ad arrivare qua a Superga, sani e salvi. Piove un po' tanto, diluvia, c'è nebbia e questo è un problema perché da qua in teoria si vedrebbe, confermi, si vedrebbe tutta Torino, una vista bellissima, e invece da qua si vede qualche albero in lontananza e poi bianco, il limbo magico, in più la chiesa che è chiusa fino alle 3 e sono le chiese sono? 12:15. No, è un po' meno dell'una, bene, un po' prima dell'una e c'è un freddo assurdo e ciliegina sulla torta, ho appena messo il piede in una pozzanghera bagnandomi tutta mentre il calzino, i pantaloni, la scarpa, chi più ne ha più ne metta. Quindi questa avventura è stata molto emozionante. L'avventura continua, però questo è solo l'inizio. Beh, ragazzi, se ti può rincuorare, c'è un tizio con le easy che sono scarpe che valgono fin troppi soldi in mezzo. Ecco, va bene, questo mi sento un po' meglio in effetti, vedi, a comprare le scarpe di H&M da 20 euro sì, almeno questi rischi non si corrono. Sì. Sta assolutamente diluviando. Già. Qua ce l'ho, mi ricordo. Congelata. Mi sono veramente congelata. Come sentite da questo rumore, forse sta diluviando ancora. Siamo qui in attesa del trenino. Siamo arrivati qua. Si
scesi giù quindi dal colle. Scoperto che il prossimo treno parte tra un'ora, quindi siamo bloccati qui perché non possiamo fare nessuna delle cose, perché la chiesa è chiusa, sopra non possiamo salirci e poi, cioè, non si vede niente, letteralmente lì c'è la finestra e si vede bianco, letteralmente bianco, nient'altro. Non è bruciato dal... No, 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 non è dall'esposizione, che non è, è bianco, questo è quello che si vede. Quindi ho perso una patatina, che tristezza. Questa è la situazione attuale, però a consolare da questa situazione, per fortuna, è arrivato un eroe. Perso questo una patatina eroe cheap, comunque. E ha comprato dei pacchetti di patatine. E qui vedi che mi nascondo. Non sono solo io che faccio queste cose. Tanto primo tipo macchiato la felpa, guarda mio papà di te. Quindi sì, tra patatine che cadono, scarpe che si bagnano, finiscono nelle pozzanghere, maglioni sporcati. Ma oggi potrebbe andare meglio, così. Però va bene lo stesso. Va bene lo stesso, bene, alla grande. Yeah. Ragazzi, è successa una cosa magica, cioè... Il meteo aveva ragione. E quindi adesso sta spuntando un po' di sole, o meglio, se ne stanno andando via le nuvole, insomma, di fatto si vede qualcosa. Quindi siamo qui, c'è una vista abbastanza carina. Abbastanza carina, non male. Stiamo migliorando. Adesso il cielo, vedo anche un po' di azzurro in lontananza. Solo che ovviamente sta aprendo il cielo. Tutto signori, questo succede proprio quando tra poco dobbiamo andare. Anzi, dobbiamo è già arrivato il treno. Sì, subito. Dobbiamo anche Yay! Oh, siamo andati sfortunati, oggi è andata male. E quindi adesso si va. Però si vede qualcosa. Non ci sono più le nuvole, ragazzi. Non c'è più la nebbia. Pensieroso. Come stai? Come sta andando la giornata? Come è andata? Molto molto bene. Ok. Anche se c'era la pioggia ed era tutto un po'... Mannaggia, si è accodata proprio nel giorno sbagliato in cui c'era... No, no. Sì, c'è il giorno sbagliato. Bisognerà recuperare un'altra volta andando da qualche altra parte con un giorno soleggiato. Intanto facciamo, vediamo se... Ah, eccoli, eccoli, i due. La ship del secolo. Bella ship. Hashtag Cristina. Ok, no. Come ship name non è proprio il massimo, ci stiamo lavorando, ci lavoreremo, ne troveremo uno super epico. Sbucca da lì. Adesso si torna quindi verso casa, siamo prendendo la navetta di ritorno e poi si torna verso Ferrara. Vieni anche tu a Ferrara con noi? Sì. No, portiamo dietro a Ferrara. Va bene, ok. Va bene, no? Vieni anche tu, Bri, vieni anche tu a Ferrara. E niente, si torna verso Ferrara in macchina con la mia squad e torna a casa. Sì, squad. Ho sonno, tra l'altro, un sacco di sonno perché mi sono addormentata. Sto un po' collassando, ma va bene. Vado l'ora di buttarmi sotto la doccia. E questo è il mitico pigiama che ho comprato Torino. Sono innamorata. Cercavo un onesie fatto così da non so nemmeno io quanto tempo, quindi sono troppo felice di averlo trovato. Adesso sono un piccolo stitch. Ohana smurga famola famola smurga che nessuno fa mai abbandonato o smurgato. Comunque perdonate il delirio, ma sono veramente veramente stanca, quindi adesso vado a nanna. È stata un'avventura bellissima, è stato stupendo passare questi giorni a Torino. Ho incontrato un sacco di voi in giro per la città e ho avuto occasione di passare un po' di tempo con i miei genitori. E poi appunto all'ultimo momento si è accodato anche Brian, non doveva neanche venire in teoria, ma poi quando eravamo lì in zona Milano l'ho chiesto e mi ha di venire. Insomma, è stata una cosa un po' improvvisata, ma sono stata un sacco contenta che sia venuto anche lui, che si sia unito a questa gitarella di famiglia, che è una cosa diciamo un po' da tradizione che abbiamo sempre fatto. Però è stato bello averlo lì anche per questa circostanza. Ma sono veramente esausta e domani purtroppo si torna a scuola. Quindi a questo punto vado a nanna. Buonanotte, i sogni d'oro. E grazie per avermi accompagnato in questa avventura. E ciao.